Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio dal Sivori di Sestri Levante. La partitissima di eccellenza si gioca qua tra i corsari primi in classifica e l'ambiziosa Imperia. La battuta di Venturini dalla bandierina, c'è un colpo di testa col pallone colpito da Florio che è finito mezzo metro a lato. Poi Raguseo sulla corsia di sinistra, pallone dentro verso Piroli, dentro l'area di rigore, la parata da parte di Nassano e il pallone scaraventato fuori da Iannolo che si è mangiato un gol incredibile. E poi il tocco indietro in direzione di Obojo che mette dentro, colpo di testa, c'è una deviazione, il pallone in calcio d'angolo. Poi Iannolo, può ripartire l'Imperia. Siamo nel centrocampo, il tocco verso Mangione, prova a servire Piroli, qua c'è un errore, attenzione a Piroli, la conclusione di Piroli, l'Imperia passa in vantaggio al 46esimo, disattenzione difensiva del Sestri Levante, la va a punire Piroli e i nerazzurri proprio in chiusura della prima frazione trovano il gol del vantaggio con Piroli. Sestri Levante 0, Imperia 1. Attenzione ancora a questa incursione di Iannolo, cerca la conclusione col pallone che è stato toccato in calcio d'angolo. Pallone dentro e il gol dell'Imperia, straordinario Iannolo, ha battuto al volo di prima intenzione, pallone imparabile, lo è stato solo a guardare Nassano. Adesso Iannolo va sotto gli ultras nero-azzurri, l'Imperia mette in cassaforte il punteggio, Sestri Levante 0, Imperia 2. Buon inserimento da parte di Balbis, al limite il tocco verso Gianni Florio, l'uscita da parte di Invesi che va a smanacciare il pallone davanti a Florio. Ottimo lavoro stavolta del numero 14, su di lui Bojo, lo va a chiudere però con temperamento, poi Cipollini commette un brutto fallo, cartellino rosso diretto per Cipollini, l'arbitro Rotolo assume una decisione importante, riesce a servire Quintana, l'uscita da parte di Imbesi, bisogna rivedere il contatto tra Imbesi e Quintana. Decisivo il gol nel finale di tempo di Piroli, poi nel secondo tempo il Sestri non è riuscito a reagire, è stato steso definitivamente da Iannolo.